In fuga verso la vittoria, anche Chantal van der Broek Black forse si è guardata attorno e quello che ha visto le ha dato ancora più carica per realizzare una delle sue incredibili imprese. Il paesaggio bellissimo delle Strade Bianche, dove proprio di recente ha alzato le mani al cielo e che una delle più forti e famose cicliste del mondo ha reso ancora più leggendarie, vincendo solo l'ultima e spettacolare corsa negli sterrati, tra gli oliveti, tra i vigneti e i campi coltivati della campagna toscana, sulle orme dei più grandi campioni del ciclismo di tutti i tempi. Ed è qui che Why News l'ha incontrata, nel Buen Retiro, in una fattoria biologica lungo quelle stesse Strade Bianche, scelta dal suo team, la SD Works, la squadra femminile più forte e vincente al mondo per allenarsi pieve a salto. Chantal, che cosa si prova a vincere ancora una volta, ma questa volta nei leggendari sterrati? Vincere la Strade Bianche è stato uno dei più grandi successi della mia carriera. Le strade sono iconiche qui, è una gara molto dura, è una competizione che esiste da tanto tempo e da qualche anno è stata aperta anche alle donne. Nel nostro calendario è uno degli eventi più importanti ed è stata una delle mie vittorie più speciali. Olandese, classe 1989, specialista delle classiche, campionessa del ciclismo su strada nelle cronosquadre e in linea elite, protagonista nelle corse più importanti, da campionati olandesi al Giro delle Fiandre, dal Giro d'Italia ai campionati del mondo e la Coppa del Mondo, con un palmarès di imprese e vittorie che ne fanno un'icona del ciclismo internazionale. Chantal van der Broek Black è un simbolo del team SD Works, che sta scrivendo la storia con Chantal e le sue compagne di squadra, a partire dalla signora del ciclismo, la grande campionessa mondiale Anna van der Breggen, la più medagliata donna di tutti i tempi. Una storia che è anche quella di un movimento femminile cresciuto moltissimo grazie a grossi investimenti, dai montepremi agli stipendi, dalle squadre che hanno team maschili e femminili alla copertura televisiva delle corse. Ma questo grandissimo team ci ha incuriosito anche per la scelta di trasferirsi per allenarsi almeno 2-3 volte all'anno con le sue grandi campionesse in una fattoria biologica, immersa proprio nello stesso paesaggio fatto di strade bianche e colline toscane, che ha fatto da sfondo alla loro ultima impresa in una delle corse più spettacolari e suggestive dell'intero circuito mondiale, battezzata la classica del nord più a sud d'Europa, con la partenza ed arrivo in piazza del Campo a Siena, una delle piazze più belle e famose al mondo, in cui in tempi normali si corre il palio. Una fattoria che si chiama Pieve a Salti e che si trova tra le crete senesi di San Giovanni d'Asso e i vigneti del Brunello di Montalcino, in uno di quei borghi rurali su cui l'Italia punta per far ripartire il turismo nel dopo Covid, luoghi del silenzio e di distanziamento naturale, ma anche dei piaceri della buona tavola e del vino. Chantal, che cosa ami della campagna toscana? Look around. Beh, basta guardarsi attorno. Essere in Toscana è un'esperienza speciale. Mi piace molto l'Italia, e in particolare questo posto. Ero già stata qui altre volte, ma solo in occasione di gare. Quindi questa volta ho deciso di rimanere dopo aver disputato la Strade Bianche per altre 2 settimane. Così mi rilasso e gusto del buon cibo, e la zona è l'ideale per allenarsi, e questo mi consentirà di prepararmi bene per la prossima gara. Perché il tuo team ha scelto un luogo come Pieve a Salti, lontano da tutto e i cui ritmi sono quelli dell'agricoltura, per i vostri allenamenti? Il nostro team ha scelto Pieve a Salti perché le strade qui sono poco frequentate, sicure, silenziose. Qui non si sente niente, siamo lontani da tutte le fonti di rumore. Così ci si può veramente concentrare sul proprio allenamento e sulle gare. E quando siamo fuori con le bici, siamo veramente immersi nella natura.
non facciamo altro che guardarci intorno e scattiamo foto di continuo, e questa è la miglior ricetta per migliorare. Laughing, I think that's the best recipe to become better. La Pieve a Salti è una fattoria del tutto particolare, antico borgo che deve il suo nome alla Pieve Santa Maria in Salti, una chiesa battesimale del VI secolo. L'attuale azienda agricola nasce negli anni 70 per la produzione di cereali antichi e leguminose e oggi è interamente convertita al bio in un percorso iniziato pionieristicamente 25 anni fa. Con le sue dimensioni, 700 ettari in corpo unico, è una delle più grandi aziende di coltivazione di grano e cereali e il sistema produttivo che adotta è fondato da sempre sull'economia circolare e la filiera chiusa, dalla semina al raccolto, dalla trasformazione ai piatti di cucina di territorio e al chilometro zero del ristorante della fattoria. Ma soprattutto è da qui che sta nascendo una rete di 70 agricoltori biologici, dal Chianti classico alla Maremma toscana, da Montalcino alle Crete senesi, che producono cereali come farro e avena e legumi per Pieve a Salti. Un aspetto che convive con quello di essere uno dei luoghi più famosi per essere appunto Bike Hotel, scelto da Chantal e il suo team, ma anche dalla Lotto Sudal di Caleb Evans, da Tim Wellens e Philippe Gilbert e da campioni del ciclismo come Elia Viviani, Thierry Benoît e Daniel Oss. Gianpaolo Sandrinelli, proprietario insieme alla moglie Elena di Pieve a Salti. Che vuol dire per l'azienda ospitare così tanti campioni? È il borgo di Fattoria Pieve a Salti, il nostro borgo. Abbiamo sempre puntato sul turismo in bicicletta, credendoci fin da tanti anni. E diciamo che la risposta è stata più che positiva. Lavoriamo molto con il turismo in bicicletta a livello internazionale e le strade qua offrono molto, le strade sono sicure, c'è poco traffico, i ciclisti apprezzano molto il territorio, apprezzano molto il food, anche il mangiare che trovano qua alla Pieve, dai prodotti delle prime colazioni fino al buon cibo per la cena, il buon vino. E anche il fatto che i professionisti vengano qua, per un appassionato di ciclismo come me, diciamo sponsor anche di squadre di ciclismo, è una cosa che mi riempie di gioia, calcolando poi che questi professionisti poi chiedono alle squadre di venire in ritiro qua tutti assieme. Quindi è una cosa che mi rende felice. Se poi pensiamo che 3 anni fa Thierry Benoît, venuto qua per la prima volta con la squadra, è diventato un amico mio e di Pieve a Salti e dei ragazzi che lavorano qui, tornato in allenamento anche in vacanza da solo, ha vinto Strade Bianche. Chantal, venuta qua 3 anni fa, diventata diciamo un'amica di Pieve a Salti, a lei piace molto Pieve a Salti, ha vinto quest'anno Strade Bianche, quindi siamo super felici. Tornando al giorno che l'ha vista trionfare l'ultima volta in queste colline davanti all'italiana Elisa Longo Borghini e alla compagna Anna van der Breggen, importantissimo per la sua carriera, come ha detto dopo la vittoria, Chantal lo ha festeggiato stampando un grande vino italiano. Sfatiamo un mito: è possibile bere vino in chi fa sport davvero? Yeah, well, actually, for me it's possible. Se devo dire la verità, per me sì, ma ogni persona è un caso a parte. Io sono una professionista e curo ogni dettaglio della mia preparazione, il mio allenamento, il mio riposo, la mia alimentazione e quindi dico sì all'alcol ma con molta attenzione. Il vino è speciale da bere con gli amici o con mio marito, ma non ne bevo certo in grande quantità. Ma sicuramente dopo un duro allenamento un bicchiere si può bere. Dopo Strade Bianche abbiamo festeggiato bevendo una o due bottiglie di Brunello di Montalcino tutti insieme per celebrare la vittoria e per rilassarci un po'. Ma ora sono concentrata sulla prossima gara, quindi niente vino. Ma qualche volta sì, lo bevo. Sometimes I drink wine, yes. Quali sono i vini e i piatti italiani che ami di più? Sono venuta in Italia tante volte e una delle cose che mi piace di più è il cibo, perché è sempre naturale. Qui non avete bisogno di tanti ingredienti e il gusto è sempre buono.
Più di tutto, naturalmente, mi piace la pasta e tra i vini mi piacciono particolarmente l'Amarone e il Brunello di Montalcino e in generale l'atmosfera che si respira qui in Italia. Il cibo è speciale in Italia e lo è anche il caffè e io qui sono veramente felice. Mito sfatato dunque, perché insieme Chantal e Pievassalti sono la dimostrazione di come lo sport e la buona tavola possono essere, con discrezione e buonsenso chiaramente, compagni di squadra e che la passione per lo sport e il wine and food, eccellenze portabandiera del Made in Italy, possono rappresentare un abbinamento che ci aiuta a vivere bene. E anche per questo insieme hanno sempre più tifosi in Italia e non solo.